Allora ci siamo, siamo live su Facebook, buon pomeriggio, benvenuti a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento, ciao. ciao a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento di Tea Music Talk, chiacchierate all'ora del tè, è l'ora del tè, sono le 5, io ho la mia bella tazza e il mio buon tè e versiamo, bello caldo, ecco perfetto. Allora, benvenuti a tutti, allora oggi iniziamo per il primo appuntamento, sono molto contento di avere eh, ospite, eh, ospiti, due grandi musicisti, Alessandro Andriani, violoncellista, eh, insegnante al Conservatorio di Modena e primo violoncello di Europa Galante. Buongiorno Alessandro. Ciao a tutti, buongiorno. E mio amico Mario Sollazzo, anche lui docente a Modena e... Che dire forte pianista 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 accompagnatore clavicembalista chi più ne ha più ne metta giusto grazie buongiorno buongiorno, buongiorno. anzi buon pomeriggio ehm, allora oggi ehm, mi fa particolare piacere che eh, iniziamo da voi oggi perché eh, di recente avete inciso questo disco con le sonate eh, per violoncello e pianoforte o per pianoforte e violoncello sarebbe più giusto dire esattamente eh, per l'etichetta eh, nuova uh, musica antica nuova antiqua e, e quest'anno eh, sarebbe stato anno beethoveniano perché 250 anni però purtroppo per noi musicisti che abbiamo messo tanto impegno nello studiare il repertorio io per quartetto, voi per, per duo, eccetera, eccetera. È molto, siamo molto sfortunati che non possiamo, anche dispiaciuti che non possiamo suonarlo per tutta l'emergenza Covid, però quantomeno possiamo oggi parlarne e dare un po' di, di voce a Beethoven in qualche modo. E anche perché eh, Alessandro e Mario hanno affrontato queste sonate da un punto di vista... Filologico. Adesso io sono un po'. Usiamo il termine eh, eh, perché io ho sempre. Non vorrei che qualcuno. Adesso abbiamo già qualcuno che si sta. Ecco, si sta cominciando a guardare il, il video, non vorrei che qualcuno si spaventasse se ne andasse via. Dici perché... filologico e vanno via tutti. Io pro Esattamente. Proviamo, proviamo a utilizzare più un termine: non so, un, 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 un altro termine che potremmo usare, più Ma su strumenti originali, forse eh, è la cosa più via. Cer però, cerchiamo anche di sfatare un po' questa, questo questo alone nei confronti di chi fa la musica in modo con strumenti originali e... <ride> guarda c'è un termine che è abbastanza simpatico che è storicamente informato cioè che, che lascia aperta diciamo lo spiraglio del fatto che uno possa leggere un articolo un libro un trattato e informarsi riguardo al momento storico in cui sta andando a suonare e quindi magari può essere interessante perché storicamente informato lo si può applicare alla musica medievale alla musica di Beethoven, ma anche alla musica dei giorni nostri. Quindi tutto sommato è un concetto che, che è molto, è molto aperto e, e penso... trasversale. Anche, sì, sì, infatti, utilizzabile. E spaventa meno del termine filologia, che effettivamente richiede <ride> sì. un altro genere di approccio. Entriamo nel discorso della, del progetto vero e proprio. Sì. Quando vi è venuto in mente di, di, iniziare questa, questa, di iniziare questa registrazione, di fare questa registrazione? Ma insieme ci è venuto in mente qualche anno fa ovviamente, ci vuole un po' di tempo per farla partorire per un'idea del genere, però diciamo di farlo insieme ci è venuto insieme penso all'estate, se non mi sbaglio, 4-5 anni fa addirittura. Sì, forse 4, sono così sì, tanti, 4 anni, 4 anni, anni tutti. Però, eh. È anche vero che sono brani su cui uno si confronta con cui uno si confronta da quando si studia in conservatorio da per ragazzini, perché tra Beethoven e Beethoven e comunque sia dal punto di vista del pianista che sia dal punto di vista del violoncellista è un compositore con cui, appunto, dal quartetto, oppure dalla musica da camera ci si confronta. E, però appunto l'idea di farlo insieme, sì, quattro anni fa. Ma il fatto che cade nel 250 esimo è una casualità oppure eh, è stata una mezza casualità di fatto perché noi tra l'altro il progetto volevamo farlo, volevamo registrarlo già qualche tempo prima, poi non ci siamo riusciti per incastri vari, appunto era anche un po' complesso soprattutto i essere diciamo, adatti. Eh, ecco appunto, sì. cioè, la problematica più grossa è stata quella di, di andare a cercare gli strumenti giusti perché l'idea era non tanto di suonare... Eh, le sonate di Beethoven col violoncello classico e un fortepiano in copia ma l'idea era se il violoncello originale che sia originale anche il fortepiano ah. e allora questo abbinamento di originalità mm. ha fatto ovviamente nascere delle, delle difficoltà maggiori perché ci sono tante copie ma pochissimi originali funzionanti e quindi la ricerca è stata lunga insomma. e quindi su sì. quali sì. strumenti avete, su, avete registrato questo? E dove, abbiamo registrato perché? su Abbiamo registrato su strumenti che appartengono alla collezione di Ugo Casiglia, che tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare perché ha degli strumenti spettacolari e lui è un, un gran costruttore, un ottimo restauratore e un'ottima persona anche. Sì, e lui possiede una, una collezione di strumenti a tasto molto molto bella. Tra questi strumenti che lui possiede ci sono questi due fortepiano che abbiamo usato, che è un Brotman del 1802 e Uno chance degli anni venti dell'Ottocento, che, perciò perfettamente, diciamo, si attagliavano, si dice così, si accoppiavano eh, ai due blocchi diciamo, di sonate. Eh, abbiamo le sonate, appunto de, di un primo Beethoven, poi c'è la sonata centrale, l'opera 69, e poi ce ne sono le ultime due sonate, e 102. abbiamo perciò messo le, gli strumenti abbastanza in parallelo con queste epoche differenti anche perché appunto sono molto adatti le prime due sonate sul Brotman, mentre le altre tre hanno già necessità di un pianoforte di un forte piano più verso il pianoforte, come ecco appunto lo faceva nel 1820. Prima di passare al discorso del di che violoncello si sia stato utilizzato, vorrei fermarmi ancora su questa cosa perché sono molto interessato e... Questo era un periodo, sia per gli strumenti ad arco, ma immagino anche per gli strumenti a tastiera, di grande rivoluzione, innovazione, correggimi se sbaglio. Che differenze ci sono tra lo strumento che hai utilizzato per le prime due sonate e le altre, le altre tre, da un punto di vista tecnico, diciamo? Sì, ti parlo da un punto di vista eh, sì, tecnico, ma da musicista, non da restauratore, là ci vorrebbe Ugo che ci spiegasse tutti i particolari proprio. La cosa... Secondo me più interessante è eh, il fatto che sono due strumenti che, pur appartenendo allo stesso contesto culturale, perché sono tutti strumenti viennesi, ma appartengono a due scuole di pensiero, di estetica e di suono assolutamente differenti. Il, il Brotman è uno strumento molto, molto, molto più leggero, ma con un suono, per esempio, molto più penetrante di quanto non ha lo Schanze con uno strumento più tardo. Per assurdo, la sensazione... Eh, Suonando, è quasi che lo chance, che è uno strumento appunto degli anni 20 dell'Ottocento, non possa suonare così forte, diciamo, come può farlo uno strumento di vent'anni prima che a vederlo e a sentirlo sembra ancora ris risentire dell'estetica abbastanza settecentesca. Eh, a livello di meccanica, hanno delle differenze dovute al fatto che erano appunto due tipi di fabbricanti differenti, e comunque ci sono vent'anni di differenza tra le due scuole. Ma si deve pensare che Brotman è stato il costruttore da cui poi è nato Bösendorfer, perché Brotman alla sua morte lasciò al suo allievo Bösendorfer eh, l'officina, diciamo, e di conseguenza Bösendorfer si è fondato sulla cultura di questo costruttore Brotman eh, viennese, appunto. E le differenze sono notevoli di suono, di qualità di suono e di conseguenza del tipo di suono per Beethoven che noi andiamo a cercare. Che è secondo me il lavoro principale che va fatto quando uno lavora su qualsiasi strumento, sia antico, moderno, una copia, un originale, mm. è sempre cercare un suono che sia quello che tu pensi possa andare bene per Beethoven. Noi non potremo mai sapere realmente che suono tirava fuori Beethoven, <ride> e penso che alla fine sia anche una cosa abbastanza relativa, come importanza. Ma noi abbiamo gli strumenti, e gli strumenti, appunto, sono strumenti che vanno usati realizzare quell'estetica di suono che noi cerchiamo di raggiungere e questi due strumenti danno delle possibilità assolutamente differenti l'uno dall'altro eh, dopo aver eseguito le sonate su questi strumenti è difficile immaginarsi per esempio di suonare la quinta sonata sullo strumento con cui abbiamo suonato la seconda o la prima eh, proprio perché hanno delle caratteristiche molto differenti e di conseguenza l'approccio cambia del tutto i tempi la dinamica, il fraseggio cambia qualsiasi cosa. E invece Alessandro che parlaci di questo bellissimo violoncello che... Ah, il violoncello è... è... Sì, il violoncello è un violoncello eh, napoletano, <ride> è un Ferdinando Cagliano del 1781, quindi diciamo leggermente prima appunto del, degli anni di composizione delle sonate di Beethoven, però insomma più o meno nello stesso periodo temporale. È uno strumento che è stato montato in maniera classica, per cui diciamo il ponticello è un ponticello di transizione tra il periodo barocco e il ponte moderno che abbiamo adesso. Anzi, io ho un ponte che si chiama Boccherini per la precisione, cioè ha, ha questo soprannome, per cui, perché ha una caratteristica fessura centrale, quadrata, insomma, ed era uno strumento più o meno appunto, in linea con il primo Ottocento. È montato, Scusa, ovviamente... faccio, faccio uso personale del servizio pubblico, visto che anch'io sono un <ride> chi, chi, chi è che ha costruito questo, questo ponticello? Magari Allora, nella storia non ti saprei dire chi è stato il primo, però se si chiama Boccherini, evidentemente lo si utilizzava in quel periodo lì. Il mio ponticello è stato fatto da Franco Simeoni, eh. che è un dettaglio di Treviso, e quindi lo ha diciamo, replicato lui. Sì, eh, sì. sì. E anche, anche il violoncello, benché il violoncello insomma, sia uno strumento che per fortuna non ha subito delle grandissime modifiche tra lo strumento barocco e lo strumento moderno, perché come tutti gli strumenti ad arco, a parte il posizionamento del manico e fondamentalmente, adesso vado un po' nel tecnico, nella lunghezza e nella sottigliezza della catena che è una barra di legno che scorre all'interno dello strumento, poi per il resto effettivamente gli strumenti sono rimasti abbastanza simili. C'è stata una scelta di corde, quindi sono state, io ho utilizzato delle corde di montone eh, per le prime due, quindi corde di budello nudo la e re. invece solo il do erano di, sempre di budello ma ricoperto con un filamento d'argento. Che era, diciamo, più o meno la montatura che si utilizzava già in epoca classica. Ma noi parliamo di corde di budello come se fosse qualcosa di primitivo, ma bisogna pensare che le orchestre le sinfoniche hanno utilizzato. Il budello fino agli anni venti del Novecento, e quindi quando uno pensa alle corde di budello, appunto pensa a Lully e magari ai parrucconi del Seicento, e invece poco, poco prima della Seconda Guerra Mondiale ancora tutti utilizzavano le corde di Budello. Che poi e poi mi sembra di ricordare che il passaggio alle corde di metallo fosse una questione più economica che. che, che... È una questione economica e in parte anche una questione legata all'espandersi delle sale da concerto, no? perché nel momento mm. in cui le sale da concerto sono diventate così grandi, allora serviva a sviluppare una massa di suono che ovviamente il budello, pur essendo molto potente come diciamo, elemento che genera il suono, però di fatto non arriva mai all'acciaio armonico che è quello che abbiamo noi oggi. Quindi un po' anche quello è il motivo. Eh, la qualità, ovviamente, del budello è secondo me impagabile. Poi, vabbè, ovviamente lo dico io che sono molto di parte, però la qualità, diciamo, del budello. Il problema qual è? È che purtroppo non riusciamo a trovare i budelli di una volta. Ogni tanto, infatti, con Fabio Biondi, spesso. Eh, insomma, ci, ci mettiamo a parlare di corde di Ammellicoli vari, lui è un grandissimo collezionatore di acquisti, diciamo così, su eBay di aste varie e riesce a trovare ogni tanto delle corde originali, no? storiche. Eh, si trova ancora qualcosina in giro ed effettivamente quando lui ci fa sentire sul suo violino le corde degli anni appunto 20, anni 10, i primi anni del Novecento, hanno una qualità e un suono incredibile, poi magari si spaccano subito perché non, non reggono. Eh, questo è il grosso problema di chi suona corde di Budello: no? perché il problema è che quando tu entri in una sala da concerto oppure come è successo anche durante il disco, no? cioè, devi comunque reggere una certa quantità di ore. E devi sperare che il materiale duri perché se poi si spacca manda a monte insomma, o il concerto o la registrazione. Eh, insomma, questi problemi diciamo, tecnico-logistici. Però la qualità è indubbiamente incredibilmente superiore ecco, del, del suono. Io, Io a differenza, ma... scusa, ma finisco se l'introduzione diciamo, ma... legata allo strumento. Io, non potendo cambiare fisicamente lo strumento, invece, ho lavorato sull'arco perché ovviamente anche gli archi hanno un processo di sviluppo, per cui da un arco proprio classico, tipico, per le prime due sonate eh, sono passato ad un arco di transizione che è il modello leggermente prima del modello Tourt, che sarebbe poi quello moderno, diciamo così, per cui è, un, è, que è quella forma di arco che ha la punta ad incudine, si dice. Ed era proprio l'arco degli anni 20, dell'Ottocento, quindi ho utilizzato quell'archetto lì per eseguire poi le, le ultime sonate. Quindi anche lì c'è diciamo, stata una ricerca di, di una certa tipologia, non tanto di suono, ma di articolazione che gli archetti poi ti permettono di, di realizzare. Eh, avrei un sacco di domande su questo e sulla vita dell'accordo di Budello, però l'idea è comunque di stare intorno ai 30 minuti. Io avrei delle domande su quello, abbastanza specifiche su quello che avete registrato. Eh, avete voglia di ascoltare un pezzettino di, questo, di quello che avete registrato? Ovvio. Benissimo. Allora, ascoltiamo eh, perché ho delle domande su questa eh, vostra interpretazione. Eh, il primo allegro dell'opera 5 numero 1 della, della, della prima sonata sì. e ascoltiamo l'esposizione e l'inizio della ripresa e poi ne discutiamo adesso mi metto in muto vediamo se riesco a non far saltare tutto Ok, eh, mi spiace aver dovuto interrompere, ma sarebbe eh, da ascoltare tutto. Allora, prima di tutto chiedo scusa all'etichetta discografica che si chiama Musica Nova Antica, eh, ma prima all'inizio ero un po'. mi sono un po' incespicato con le parole. Allora, ehm, molto, molto interessante anche sentire il, il tipo di suono, la qualità di suono di un fortepiano, di uno strumento, di un violoncello storico. Allora, io ho... Ehm, la cosa che ho molto apprezzato e che spesso nelle esecuzioni moderne si sente meno, quantomeno, è la questione del tempo, dei trattenuti, dei rallentandi, dei ritardandi, eccetera, eccetera. E specialmente questo secondo tema, dove ci sono queste due battute che trattengono e due battute che vanno, e due battute che trattengono e due battute che vanno, mi sembra, mi sembra che. Utilizzando questi come posso dire, strumenti la musica parli di più e, e, e il linguaggio che arriva sia un linguaggio più parlato appunto, non tanto legato al, al metronomo o all'andare a tempo o all'andare allegro eh, da capo a fondo eccetera. Ci sono dei temi, ci sono una scrittura, ci sono delle scritture strette, delle scritture larghe, delle scritture con la sin, sincopate altre no. Quindi leggere, questa cosa, questo, leggere questi elementi di composizione in questo modo, secondo me, è un modo nuovo e anche interessante, è anche diverso da tante altre registrazioni che si sono sempre sentite negli anni e negli anni e negli anni. Bellissime anche quelle. Eh? Allora, la musica è ovviamente è un linguaggio. E allora, partendo da questo, da questo assunto, bisogna, bisogna trattare la musica appunto come, come un linguaggio. Noi lo sappiamo non solo perché la viviamo tutti i giorni ma perché sappiamo benissimo che, ad esempio, eh, Johann Sebastian Bach, di cui ho qui ho il mio altarino il personale, <ride> il santino, per cui tutte le mattine mi sveglio e lo ringrazio, però, diciamo così, eh, Johann Sebastian Bach, prima di essere un grandissimo compositore, è stato anche un grande latinista, era, diciamo così, intriso di cultura classica e così... Tutti i compositori del periodo barocco e soprattutto anche del periodo classico, perché noi ci dimentichiamo che Haydn in particolare era un grandissimo conoscitore di retorica. Allora l'idea è stata esattamente quella e mi fa piacere che tu abbia detto queste, queste parole perché allora qualcosina siamo riusciti a trasferirla no? in questa registrazione. Cioè, l'idea era proprio quella, cioè, affrontare lo studio delle sonate di Beethoven intanto cercando appunto di fare un'operazione un che non è facile, cioè cancellare dalla propria testa tutto ciò che è tradizione, no? perché l'abbiamo sentita suonare in maniera esemplare da meravigliosi musicisti, anzi direi eccelsi musicisti. Anzi, io se posso dire una cosa, ho iniziato a suonare il violoncello proprio grazie alle sonate di Beethoven, perché i miei genitori mi hanno regalato un cofanetto di, di due cassette al tempo eh, con eh, Richter e Rostropovic che incidevano. E quindi diciamo, sentendo questo violoncello, che bello, che bello, lo voglio suonare anch'io. E quindi è ovvio che poi diciamo l'operazione più difficile è stata intanto dimenticare tutto ciò che è stato eseguito fino ad oggi e andare a leggere in una maniera magari nuova, ma non direi nuova, andare a leggere quello che c'è scritto. Allora si capisce che queste sonate sono veramente un discorso, è come se Beethoven ci volesse raccontare qualche cosa e quindi abbiamo cercato. Mario di, di mettere un po' in evidenza questa forma di dialogo, di, di rapporto continuo, no? di, di scambio di battute tra pianoforte e violoncello, forte piano e violoncello. E quindi ecco mi fa piacere che venga fuori questo perché l'idea di, di, di portare la retorica avanti a tutto era diciamo un po' alla base di questa incisione integrale delle sonate di Beethoven. E, confermo pienamente. Ecco, allora faccio una domanda a te. Ho fatto risentire ovviamente il, il, la ripresa, perché lì ci hai messo lo zampino, Mario. Eh? Sì. Ci hai fatto un po' di sollazzi. Come dire. Sì, eh, sì, sì. Come dire, eh, la questione dell'improvvisazione, dell'abbellimento del, della, dell di riempire gli intervalli. Eh, è sempre una questione molto critica, secondo me, perché si va sempre lì sul limite che poi i filologici ti dicono di sì, i filologici ti dicono di no, e, e su Bach si può fare, ma su certe cose sì, su certe cose no, e sulla musica tedesca è una cosa, sulla musica francese è un'altra. Sì, sì. Poi si arriva a Beethoven che invece scrive per filo e per segno tutto, per, per quale ragione? Riscrive per intero tutto lo scherzo della terza sonata di Beethoven. Adesso io parlo da sì. Violet. La scrive sì, per sì. intero potrebbe benissimo scrivere i, i ritornelli così, ma la sì. scrive per intero così nessuno si azzarda a non fare il ritornello quando, quando invece lui lo vuole, vuole che suoni. Quindi è molto. Se un giorno un, tra mille anni rivedrai Beethoven, eh. Che cosa, che cosa gli diciamo? Ma io penso che innanzitutto c'è un discorso veloce e generale da fare sulla questione dell'improvvisazione. Che ovviamente, nel caso di Beethoven, una cosa è l'opera 5, una cosa è l'opera 102. Ci stanno appunto quasi 100 numeri d'opera di mezzo e c'è una personalità come Beethoven. E a proposito di storicamente informato, che significa? Significa porsi anche questo problema. Cioè, una cosa è che io affronto una sonata scritta in un contesto ben preciso. Con queste sonate, Beethoven si proponeva anche, diciamo, a, a Berlino. Aveva a disposizione uno dei migliori violoncellisti dell'epoca personale, e lui stesso era famosissimo, famosissimo, famoso all'epoca e conosciuto per essere un grandissimo pianista e grande improvvisatore. Esatto. Di conseguenza, sono tutte quante doti che in queste prime due sonate emergono con prepotenza: sono due sonate di, di un estremo virtuosismo eh, strumentale, soprattutto sul fortepiano. piano. Eh, sono sonate innanzitutto che non hanno paragoni. Prima, la sonata per violoncello e pianoforte nemmeno esisteva quasi come genere. Perciò, va sempre tutto molto contestualizzato e tutto quello che noi troviamo in queste tracce che ci sono rimaste dei trattati, delle, degli esempi dal 600, dal 500 tardo fino a tutto l'800, di prassi esecutive che possono permettere più o meno un'improvvisazione. Tutte queste tracce che ci sono rimaste tra trattati ed esempi musicali vanno secondo me sempre. Studiate talmente tanto finché non diventano tue proprie, ossia che mentre suoni le mani automaticamente fanno qualche cosa senza nemmeno doverci pensare. Allora, o un affronta l'improvvisazione dal punto di vista della vera improvvisazione, allora davvero deve essere improvvisato, mi viene in quel momento e lo suono. Ma quello che, su cui ho delle difficoltà è il fatto di fingere l'improvvisazione, cioè di dire io adesso mi scrivo. Io lavoro parecchio anche con i cantanti. Scrivimi le variazioni, dimmi cosa posso fare nel da capo. Eh, io te le scrivo anche, ma l'importante invece è praticare queste formule, queste formule di riempimento degli intervalli, questi, queste piccole nuances, L'improvvisazione non è solo aggiungere o togliere note, ma è anche appunto il permettersi in una ripresa di scandire di più una ripetizione. Perché ripeto qualche cosa? Perché Beethoven vuole che si ripeta tre volte lo scherzo della sonata? Perché Schubert nella, prova, nella trota ripete due volte perfettamente lo stesso andante solo cambiato di tonalità. C'è sempre un motivo retorico nella ripetizione e quel motivo ce lo deve mettere colui che parla, colui che sta appunto proponendo il discorso. E perciò la variazione, l'improvvisazione la fanno parte, soprattutto nelle ripetizioni, eh, di quel vocabolario di, di strumenti che uno ha a disposizione per esprimere quel concetto in maniera un pochino più evidente, più esagerata anche a volte, in maniera anche un po' parossistica, può anche esserci le. Il momento in cui uno fa un rubato talmente grande da far diventare il passaggio parossistico, ci sta. Finché non arriva la parodia, va bene. E là è difficilissimo, è davvero difficile e secondo me bisogna un pochino prendersi anche il rischio di affidarsi letteralmente all'improvvisazione, cioè a quello che viene in quel momento. E su quello strumento, in quell'acustica, eh, lasciarsi un po', diciamo, ispirare dal e sempre pensare perché sto dicendo questo, perché lo sto ripetendo, perché lo sto suonando. E quel perché fa nascere, diciamo, la forma esteriore della retorica. Cioè, io sto parlando con te adesso e sto parlando con questo tono perché ho una serie di motivazioni per parlare con questo tono. Se stessi dicendo le cose divertenti, le direi tutte quante col sorriso, la voce sarebbe un po' più acuta e farei un pochino più di saltelli. E un tema come questo qua che è un tema che sprizza gioia da tutti. <ride> tema serenissimo, in fa maggiore, gioioso, eccetera, nel ritornello ti viene, almeno a me è venuto spontaneo, eh, mettere qualche cosa di mio che esprima ancora di più questa gioia, questo divertimento, la leggerezza e anche lo sfizio di riuscire a fare qualche cosa nelle scale che salgono, eccetera, che hai questa sospensione del tempo. No? E io spero che sia anche, adesso, una... una che possa anche influenzare o eh, come, come si può dire, eh, aiutare i giovani musicisti, magari, ad approcciare questo tipo di sonate, ma diciamo il repertorio anche precedente, in una maniera più creativa. Adesso, io non so se voi, tutti e due, siete docenti e avete, allievi, avete allievi che studiano strumenti moderni, tutto il repertorio diciamo classico come si è sempre studiato. Ti verrebbe da dire, Mario, a un pianista un... che viene con un suo violoncellista a, so... a farti sentire queste sonate, perché non provi in ritornello dell'Opera 5, dell'Allegro, a... a mettere quello che tu hai in mente oppure no? Cioè, senso, Io penso che ha senso eh. fare, provare a fare questa cosa qua su uno strumento moderno anche oppure no. Allora affrontiamola, so, sono due lati, c'è un lato strutturale, cioè se è musica che lo consente oppure no di per sé. Eh? Appunto, una cosa è un'opera un giovanile di Beethoven, una cosa è un'opera tarda, perciò ci sta un, un lato strutturale della musica che permette di farlo in maniera astratta. Dice, ok, qua ci sta un lato di improvvisazione, di diminuzione di, di variazione, e poi c'è il lato pratico dello strumento su cui io sono. Dal mio punto di vista non ci vedo assolutamente nulla di sbagliato o di male nel fare un'improvvisazione o una variazione tipicamente da musica antica se vogliamo usare questi termini un po' strani, eh, su uno strumento moderno. Eh, il problema è puramente tecnico a volte di riuscirlo a fare, perché ovviamente gli strumenti moderni hanno una meccanica diversa, un'emissione diversa e sicuramente alcune cose vengono più facili sugli strumenti moderni rispetto agli strumenti antichi e viceversa. E di conseguenza anche più spontanea alla mano. Io ripeto, secondo me l'improvvisazione, se ci deve essere, deve essere vera improvvisazione. Cioè io non devo... Prendermi, se voglio diminuire una sonata del Seicento, il trattato dei Rognoni e mettermi a cercare le formule da lì e trascrivermele, ma devo aver esercitato talmente tanto quelle formule che suonando mi vengano spontanee e casomai ci possa anche mettere del mio, che sarebbe la cosa migliore. Poi. Perciò non penso che sia lo strumento il limite del poter fare l'improvvisazione, il limite deve essere solo stilistico e poi acustico. Ascoltare e dire questa cosa. È buona o è cattiva, più che bella e brutta, che è un po' troppo soggettivo? Come Oscar Wilde diceva, non ci sono libri belli e brutti, sono lib libri scritti bene e scritti male. È la stessa cosa, e... E, poi, e poi scusa se aggiungo una piccola postilla, e poi, comunque, diciamo così, c'è tutto un apparato, appunto che non si può comunque dimenticare, cioè di trattatistica che Bene o male, bisogna un po' conoscere, sì, per sì. cui è vero che bisogna improvvisare un po' a sentimento ma quel sentimento, come diceva anche Quanz o lo stesso Leopold Mozart, è dettato dal buon gusto. no? E quindi sì. poi alla fine questo buon gusto chi è che te, lo, che te lo dà? Ovviamente la lettura, lo studio della trattatistica antica. Molto spesso purtroppo i programmi di conservatorio ancora legati o a quello che si chiamava vecchio ordinamento o comunque a un vecchio modo di pensare, che più o meno la stessa cosa, non danno abbastanza spazio. No, per approfondire anche questo, questo argomento. E quindi, diciamo, gli studenti purtroppo sono un po' penalizzati da, da questo punto di vista perché richiede molto molto tempo affinare il gusto secondo una pratica corretta, ecco, riguardo alla trattatistica e a quant'altro. Servirebbe sì. un, 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 diciamo, una specializzazione su questo. Però giustissimo il discorso di Mario riguardo al fatto che gli strumenti poi sono loro stessi a chiamare l'improvvisazione, per cui un forte piano giustamente ti chiede una certa agilità, un violoncello barocco ovviamente con un certo tipo di arco ti chiede una certa manualità che ti porta a fare certi abbellimenti. E quindi diciamo così, prima di invogliare uno studente a fare degli abbellimenti, magari i maestri dovrebbero forse... Sprecare del tempo, a studiare un po' di trattati e a far venire un po' il gusto agli allievi di andare a cercare certe cose. Uno, su Perché tutti abbiamo qua è... il nostro amico, <un> il <bellissimo>. <ride> nostro bellissimo. amico Quanz del 1000. Mille... Siamo, siamo... Sembra, sembra del, del 1600, ma questo è metà 700. Sì, sì, sì. Non sì, 754 di... per esatto. la precisione, e quindi non stiamo parlando di, di cose. No, È ma anche, anche se vediamo cose del coeve di Beethoven, abbiamo Cerni che ci ha fatto liste intere di sistemi per preludiare alla tastiera. Da cui noi possiamo, appunto, studiandoceli come Cristo comanda e davvero prendere tutta una serie di formule digitali, di diteggiature, di formule di arpeggio, di scala, di raddoppi. Che ci permettono poi di avere un vocabolario per poter improvvisare. Senza quel vocabolario, noi parliamo una lingua sconosciuta, eh, perciò andiamo a caso è come andare a gesti quando uno va in vacanza in, una, in un posto esotico e cerca di farsi capire e se uno invece siamo, possiede già il vocabolario sì, infatti <ride> però diciamo così, il trucco secondo me è far venire la curiosità poi dopo i ragazzi sì. e anche noi stessi con la curiosità possiamo andare a fondo le cose impararle e farle diventare un nostro bagaglio personale cioè, infatti eh, diciamo così, lo diceva, lo diceva anche Anner Bisma, che è stato un grandissimo violoncellista, eh, diciamo così, barocco, anche se poi di fatto diceva questa cosa qua: Cioè, io non sono un violoncellista barocco, io sono un violoncellista e quindi mi piace suonare quel repertorio. Quindi dovrebbe essere un po' l'ambizione di tutti, cioè i violoncellisti, i pianisti, i violinisti, i cantanti, tutti siamo musicisti, conosciamo il linguaggio musica. Poi ognuno di noi, magari, si perfeziona in un certo, in un certo ambito perché è più attratto da quell'ambito, però bisognerebbe riuscire a conoscere questo linguaggio nella sua interezza. E quindi, se io suono Shostakovich, lo suono in una maniera, se vado a suonare Corelli, lo faccio in un'altra maniera, differente ovviamente, ma perché sono due linguaggi differenti io avrei ancora moltissime moltissime domande, ma siamo già arrivati oltre il limite del tempo massimo e avevo, avevo, avevo una domanda specialmente per Alessandro su, non so se mi puoi dare una risposta veloce nel tempo io non ho fretta però eh, abbiamo parlato della differenza della distanza, anche temporale tra le prime due opere, le prime due sonate, quella di mezzo e le ultime due e... Io ho sentito anche una differenza, adesso questo disco fra l'altro, questo disco si può acquistare, volete dirlo voi? Si, si può... può acquistare dovunque, Ovunque. è online distribuito dappertutto e poi si può acquistare su Amazon, nei negozi, dove uno vuole. E se si va su YouTube ci sono alcuni movimenti, quindi si può fare un'idea anche, si può prendere... E io ho notato mh, una differenza di approccio nel... nel, nel nel suonare il violoncello tra le prime due sonate e le altre, e le ultime, forse suoni anche più lunghe, però non vorrei dire la mia impressione, vorrei sapere se tu hai avuto un atteggiamento diverso o hai. Sì, 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 ovviamente, ovviamente ho avuto un atteggiamento diverso perché, come diceva anche Mario prima, sono passati 20-25 anni tra le prime sonate e le ultime e, diciamo, non tanto io ho avuto l'atteggiamento diverso quanto l'ho avuto Beethoven <ride> e quindi, <ride> diciamo, è stato lui a, a guidare il mio archetto, eh, ma perché, guarda, per chiunque abbia la voglia, tu lo avrai fatto sicuramente, cioè, se prendi la partitura delle sonate di Beethoven, proprio si vede come il fraseggio delle prime sonate è più corto, è più articolato, è, è più sfizioso, appunto, è più lezioso, come giustamente diceva Mario. Quando arriva la terza sonata, c'è proprio un cambio incredibile nel linguaggio. Infatti, insomma, tutti la conoscono, la terza sonata, e diventa subito. Preromantica, immediatamente cioè si passa da un linguaggio classico ad un linguaggio preromantico e poi se arriviamo alla fuga della quinta sonata, cioè lì siamo, ma io ho citato Shostakovich prima, ma è, è assolutamente è un po paragonabile, ci andiamo vicini, è un po' paragonabile alla, alla grande fuga no? per quartetto, cioè sembra uno scriteriato pazzo che però dal punto di vista armonico non fa. No, una piega, un errore, è musica astratta e astrattismo puro e quindi di conseguenza va suonata in quella maniera. E, e infatti è il bello, diciamo, di, di leggere ogni singola sonata in questa maniera perché trovi il modo con cui il compositore poi va a parlare e quindi cerchi di assecondare questo dialogo. Spero di essere stato abbastanza telegrafico nella risposta. Bravissimo. Allora, in conclusione, io avrei quattro domande che vorrei riproporre tutte le volte. Vediamo un po' se serve se anche nei prossimi appuntamenti. Allora, iniziamo, vabbè, facciamo, iniziamo dalla prima. Come pensi sarà la vita musicale in Italia tra un anno? Come pensi? Andiamo in ordine alfabetico? <ride> o... Ah, mi stai scaricando parlate, la risposta. Si no, si no, andiamo... Primo. Era per non interrompere. Eh, posso Vai, anche allora, fare... vado... Scusate, posso anche fare la seconda, perché magari una è come pensi e l'altra è come speri che sia l'Italia ah, okay, musicale vabbè. tra un anno. Allora, vado io. Andiamo in ordine alfabetico. Come pensi penso che purtroppo sarà... Esattamente uguale a quella che poteva essere magari al maggio 2019. Quindi lasciamo perdere diciamo, questa parentesi Covid-19. Eh, quindi purtroppo diciamo così in Italia una situazione abbastanza normale, tranquilla, ma non bella. Il bello è un'altra cosa. Bello vuol dire che quando tu dici alle persone io sono musicista, le persone capiscono che lavoro stai facendo. E purtroppo da noi ancora, e non siamo gli unici musicisti a non essere capiti, ancora purtroppo molte volte ti, 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 ti senti dire ah che bella la musica classica, io non la sento, però è bello, bello, bello suonare il violoncello. Vabbè, se non lo senti, come fai a saperlo? E quindi diciamo la speranza per il 2021 è, è questo: è che si capisca il valore incredibile della musica, dei musicisti, non solo dei grandi, diciamo così, dei grandi teatri che fanno attività giustamente diciamo di routine nella programmazione culturale, ma di ogni singola persona che, che fa il musicista e che si occupa di questo ambito che è infinito, per cui eh, riuscire a studiare musica non basta una vita per un essere umano e quindi tutti noi siamo eh, tutto il giorno coinvolti in questo studio, in questa crescita personale e la, e la speranza è che diciamo, il paese intero capisca il valore di tante persone che si dedicano allo studio di una, di una eh, diciamo così, chiamiamola scienza così eh, astratta e difficile da capire, eh, ma soprattutto che lo capiscano i governanti, perché lì purtroppo c'è ancora molta, molta strada da fare. Quindi la speranza è che questo scalino arrivi di comprensione. Mario? Io, sinceramente, come sarà, eh, non lo so perché non sono un organizzatore musicale, perciò non ti so dire che cosa può essere cambiato adesso in questi mesi per l'organizzazione musicale italiana e all'estero. Cioè, la vedo da musicista e come musicista penso che non ci saranno dei cambiamenti molto grandi se non quelli che uno può sperare, ossia che ci sia una quantità di rischio nell'organizzare, nel proporre la musica. All'esterno del nostro mondo musicale, che è un mondo molto spesso molto autoreferenziale, maggiore rispetto a quella che abbiamo conosciuto prima, cioè, se abbiamo scoperto in questi mesi che casomai non siamo così il centro del mondo, penso che l'abbiamo scoperto a nostro vantaggio, vedendo appunto che forse il proporsi al mondo come, come un qualcosa di più normale, di più semplicemente anche con più rischio da parte di chi organizza le stagioni, concerti, teatri e tutto il resto fidando sul fatto che le persone hanno necessariamente bisogno di musica, di arte, di bellezza. Può essere che questa cosa cambierà un pochino, cioè questi 3-4 mesi di riflessione di crisi, chiamiamola così, può essere che abbiano aperto un pochino gli occhi e fatto vedere che il rischio del proporre un'opera d'arte con rischio ha sempre premiato nella storia. Io ricordo sempre che dopo la peste del 600 in Italia si è inventata l'opera. E avevano fatto 30 anni di peste eh, noi dopo quattro mesi di epidemia potremmo anche essere un pochino creativi e prenderci qualche rischio di proporre l'arte in maniera un pochino più originale rispetto a quello che si è fatto prima bene, bene grazie allora le ultime due domande abbiamo vabbè, oggi abbiamo presentato un disco e va bene però quindi noi tutti consigliamo di andare a comprare e ascoltare questo disco che sarebbe sicuramente molto interessante. Però vorrei da ogni ospite due suggerimenti, uno per un libro da leggere e un altro per un disco da ascoltare. Iniziamo da Mario questa volta, prima va? Ok, il libro da leggere il Memoriale del Convento di Saramago, che ritengo tra i più bei libri mai scritti nella storia della letteratura. Non l'ultimo perché dentro... C'è un bellissimo ritratto di Scarlatti, il ritratto letterario di Scarlatti tra i più belli mai fatti. È un disco, un disco che non penso sia molto conosciuto, ma che a me ha accompagnato per un sacco di tempo, molti anni fa, lo sentivo ininterrottamente, ed è Musica Baltica, si chiama. È un disco che è dedicato a tutto il repertorio della musica del Seicento delle città baltiche ed era di musica antica eh, Köln. Era, non è un libro, un disco molto noto, ma proprio perché non è noto consiglio di andarselo a cercare molto molto tempo. Alessandro? Allora, io invece eh, vorrei proporre una lettura in spagnolo, però diciamo lo spagnolo è una lingua Hola. molto Hola. vicina all'italiano e quindi è gestibilissima, perché oh, ho l'anno scorso comprato un libro eh, a Madrid, che si chiama Musica e retorica nel barocco. È scritta da Ruben Lopez Cano eh, dell'Amalgama Edizioni, la si trova anche su internet, ed è un testo che parla della retorica musicale in una maniera molto molto semplice, molto accessibile, facendo molti esempi anche, per cui per chi è interessato ad approfondire il discorso dell'abbinamento parola a testo musicale è veramente... Una rivelazione, ecco, una lettura piacevolissima che, che insegna molto. Quindi musica e retorica nel barocco. E come dischi ce ne sarebbero? Beh, allora, rimanendo in ambito beethoveniano, io sono legato all'interpretazione dei quartetti del quartetto italiano e da lì non riesco a sganciarmi perché le trovo appassionanti. Però diciamo così, per le interpretazioni invece dell'epoca classica, dal punto di vista sempre dell'abbinamento retorico, un disco che per me è stato appunto come per Mario, cioè che è stato consumato dagli ascolti, e sono i quartetti opera 76 di, di Haydn incisi dal quartetto Mosaic, bellissimi, da sentire e da consumare. Fatto, ce l'ho. <ride> io, io soltanto vorrei, siccome oggi abbiamo imparato tanto di prassi, ehm, io tempo fa, poco, poco prima del lockdown eh, veramente, ho acquistato questo libro che, di cui ero sinceramente abbastanza titubante, Data la copertina e tutto. Guida all'interpretazione all alla musica barocca, classica e romantica per strumenti ad arco e a corda, edizione Curci. Ehm, C'è anche per altri strumenti. Sempre di questo. Ed è una raccolta in realtà di grandi musicologi, direttori d'orchestra, eh, che parlano, che trattano argomenti eh, legati al, al, al repertorio classico, barocco e romantico. E secondo me è un. Per iniziare è un, ottimo, è, un ottimo, è un ottimo libro. Per incominciare, se uno è un minimo curioso, è abbastanza semplice, se lo legge va per argomenti, e poi se uno vuole approfondire ci sono una miriade di trattati, libri, eccetera, eccetera. Siamo giunti alla fine, e direi che è durata piacevolmente tanto, però eh, <ride> sono andato oltre le mie previsioni, è la prima volta che il primo episodio e vi aspetto giovedì invece tutti quanti i miei amici su Facebook per il secondo episodio che vedrà eh, partecipare André Guerra, pianista e Francesco Pipicelli, violoncellista. Non è che vuole essere una costante questa cosa violoncello pianoforte. Non parleremo proprio di musica in senso eh, compositivo o interpretativo, ma parleremo più di relazione tra musicista, strumento, corpo, tensioni, eh, ansia da prestazioni, di, de, ansia di andare sul palco, di affrontare un'audizione, come poter affrontare questo momento tragico della vita di, di ogni musicista. Va bene? Allora io ringrazio ancora Mario Sollazio per la partecipazione e Alessandro Andriani che fra l'altro Alessandro non, non lo sapevo ma siamo, veniamo dalla stessa terra, tu sei di Terme, giusto? Esattamente, e io sono di Alessandria e non lo vedi. so, è vedi, bellissimo, vai. Eh? Cioè, è un, un, mondo, è la prima un volta revival che ci... piemontese. Esatto, è la prima volta che ci vediamo fra l'altro io e Alessandro, quindi è anche un fatto piacevole questa conversazione. Molto, molto, davvero. Allora, grazie a tutti e grazie a te. Buona musica ancora. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.